La quarta giornata dei campionati europei ci ha regalato questo grandissimo titolo nei 200 delfino, andando a battere il mostro sacro del momento, Milak, che non so quant'è che non perdeva questa gara, era veramente il padrone assoluto e sembrava inarrivabile. E invece Alberto, con una gara sensazionale, è riuscito veramente a compiere un'impresa. La gara che in Italia negli ultimi anni è stata sempre ad appannaggio di Federico Burdisso, che ha conquistato il bronzo alle ultime Olimpiadi. Però Alberto è un combattente nato e io ho avuto la fortuna di allenarmici insieme nell'ultimo anno, perché lui è arrivato a Livorno ad agosto del 2020 e l'ho apprezzato tantissimo. Ha vinto 200 delfino dopo aver preso un bronzo nei 200 misti, e nei 200 misti c'è stato l'argento di Thomas Jacon, che è tornato alla specialità dei misti dopo un po', è riuscito a mettergli la mano davanti e sono sicuro che gli è servito da sprone questa sconfitta ad Alberto per poi fare un grandissimo 200 delfino. E per i misti in vasca corta, Alberto, per come l'ho conosciuto, il suo tallone d'Achille è sempre stato un po' il dorso, anche alle Olimpiadi l'abbiamo visto sempre rimanere un po' indietro nella frazione del dorso e poi fare delle grandissime rimonte a rana a stile libero. In vasca corta lui, essendo molto molto bravo sott'acqua, diciamo che limita questa sua debolezza nel dorso con le fasi appunto in apnea, e però oggi ha trovato un Jacon e un Vazaios che nella frazione a stile, soprattutto Jacon, gli sono stati superiori, e però si è rifatto alla stragrande poi con la gara di 200 delfino. Nella terza giornata sicuramente la menzione particolare va a Martin Enghi, che ha compiuto un'altra grandissima impresa andando a conquistare il suo primo titolo europeo con un tempo di assoluto spessore, perché notare 55 secondi nei 100 rana è una cosa che sembrava veramente inimmaginabile fino a poco tempo fa, in una gara stracompetitiva con atleti di altissimo livello. Infatti i primi tre sono stati tutti comunque sotto, al di sotto dei 56 secondi, e lui però è riuscito, quando conta, cioè al momento della finale, a mettere la mano davanti al super favorito, il bielorusso Simanovic, che è il detentore del record mondiale, e quindi ancora di più una grandissima soddisfazione per Tete, che è in ascesa e si andrà sempre di più a conquistare quello che gli spetta nella rana. Una menzione in questa gara la farei anche comunque per Fabio Scozzoli, che ha 33 anni, capitano, esempio per i giovani, è sempre lì che lotta e con tempi di assoluto rispetto, perché 56,3 è un tempo che fino a poco tempo fa era un tempo stratosferico. Ora hanno fatto un altro balzo in avanti, ma lui è sempre lì a lottare e questo mi fa un piacere enorme per come lo conosco io. Poi c'è stato sicuramente anche il 1500 di Gregorio, che ha combattuto, però in questo momento Welbrock ha dimostrato in vasca corta di essere un gradino avanti e ha fatto tremare anche il suo record del mondo. Fino alla fine è stato messo a rischio, per fortuna quello insomma è riuscito a mantenerlo. Comunque Gregorio, ho visto le dichiarazioni, che non aveva preparato queste gare, comunque notare 14,13 è un tempo di un valore assoluto grandissimo, e lo sento molto tranquillo e quindi fiducioso per il resto della stagione. Passando alle distanze lunghe in campo femminile, invece, cioè, abbiamo avuto una grande soddisfazione col doppio argento di Simona Quadarella sia negli 800 che nei 1500, e il bronzo di Martina nei 1500 stile libero. Entrambe si sono trovate davanti questa fortissima atleta russa emergente, la Kirprinshikova, che è allenata da Lucas, ha fatto dei tempi veramente, veramente importanti, è andata fortissimo e è un atleta che sicuramente va tenuta d'occhio anche in prospettiva vasca lunga e i prossimi appuntamenti internazionali. E è un'avversaria in più che Simona si è ritrovata sul suo cammino e con la quale dovrà fare i conti, perché è una giovane emergente e ha fatto vedere grandi cose. Comunque devo dire che, nonostante le grandissime medaglie di Razzetti, che nuota con noi a Livorno Aquatics, ma è comunque un atleta ligure, vado molto fiero anche di ciò che sta facendo Francesca Fangio, perché pur essendo emigrata ormai da tanti anni a Nord Italia, comunque è una livornese doc, e quindi mi fa piacere che noi livornesi, anche dopo il mio ritiro, continueremo per altri anni a farci valere in piscina, ecco.